Hello, and thank you for joining us today. My name is Valeria Rumori, and I'm the director of the Italian Cultural Institute in Los Angeles. It is my great pleasure to present World Turbo Mundi, Melodia Cantica 21 by artist Andrea Martinucci, a US premiere. Organized by the Italian Cultural Institute in Los Angeles with the support of the General Direction of Contemporary Creativity at the Ministry of Culture and the collaboration of the General Direction for the Promotion of Sistema Paese at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy and the Central Institute for Graphics, it's part of the 17th annual Giornata del Contemporaneo, Italian Contemporary Art Day, which runs from December the 6th through December the 11th. This initiative is created by AMACI, the Association of Italian Contemporary Art Museums. The Italian Cultural Institute in Los Angeles has organized a virtual experience with video artist Andrea Martinucci of his work Turbo Mundi, Melodia Cantica 21, inspired by the sommo poeta and the father of the Italian language, Dante Alighieri, who celebrates this year this is 700th anniversary. I'm delighted to introduce Andrea Martinucci, a visual artist working mostly with painting, video, and writing. He studied multimedia design at the Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie in Rome, and his works have been shown in solo and group exhibits in Italy and internationally. In 2020, he was among the winners of Cantica 21, Contemporary Art Everywhere, organized by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Turbo Mundi Melodia is a video installation for the public collection at the Central Institute for Graphics in Rome. This piece has been adapted from an installation to a video format that I encourage you to view and visit. The Institute in Los Angeles not only promotes the visual arts, but also Italian culture in all its forms in Southern California and the Southwest through Italian language programs and cultural events. In an effort to continue offering a rich program during the pandemic, the Italian Cultural Institute has been organizing webinars and online events, which are also posted on our YouTube channel. I invite you to visit the just open virtual exhibit Caruso Corelli di Stefano, Italian Opera Legends, celebrating their 100th anniversary. The online exhibit is presented with the Teatro La Scala in Milan and can be visited on our website. You can also enjoy a special concert by contemporary Italian tenor Pasquale Esposito, honoring Enrico Caruso's career and artistic impact. Please follow us on our focus social media channels, Facebook, Instagram, and Twitter for daily posts on Italian culture in Italy, and also for details of our coming events. Again, thank you for joining us today. Grazie. And now, please welcome Andrea Martinucci. Un saluto a tutti gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Come prima cosa ci tengo a ringraziare la direttrice dell'Istituto, Valeria Rumori, per avermi invitato a partecipare alla Giornata del Contemporaneo 2021 attraverso la presentazione del il mio ultimo short film, Turbo Mundi Melodia. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Andrea Martinucci e sono un artista visivo che vive e lavora tra Roma e Milano. La mia ricerca si articola attraverso diversi media e forme espressive come quello della pittura, del video e della scrittura. Il mio percorso di studi ha sempre in qualche modo ruotato attorno al mondo del cinema, avendo studiato in un liceo artistico nei pressi di Cinecittà e successivamente avendo frequentato multimedia design all'Accademia di Roma. Nonostante la mia formazione sia quella della pittura espressa e trasmessa insomma attraverso mio padre. Avendo vissuto la mia infanzia in un piccolo paese dei Castelli Romani, ho sempre in qualche modo immaginato mondi possibili che potessero proiettarmi in altre realtà, in qualche modo anche attraverso diverse forme espressive artistiche, quasi fossero dei medium per arrivare ad altro. La ricerca per me è un'ossessione, una vera ossessione nei confronti dei diversi livelli espressivi e contenutistici per mettere in crisi l'opera da me pensata e poi prodotta al fine di indagare le necessità appunto del nostro contemporaneo.
Turbomondi Melodia è una videoinstallazione realizzata grazie a Cantica 21, un'iniziativa lanciata dal Ministero degli Esteri e da quello della Cultura. Attualmente l'opera si trova nella prestigiosa collezione permanente dell'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. L'opera è immaginata come un'esperienza ipnotica dove viene sondato il potere della parola. Proprio per questo il video propone una storia senza carrellate né movimenti di macchina. Mi piace pensare a queste scene come se fossero dei grandi dipinti che si susseguono amalgamandosi, dove la turbolenza viene dettata da una sorta di meditazione creativa trascendentale, appunto una pratica che sto utilizzando costantemente nei miei ultimi lavori. E allenando l'occhio e la mente, mi interessa generare situazioni in grado di stupirmi attraverso l'attivazione dell'inconscio per attingere al profondo appunto della mia immaginazione e quindi andare a creare nuovi panorami che vanno a ridefinire la nostra idea di reale. La volontà dell'opera in questo momento è quella di indurre lo spettatore in una sensazione ed inserirla all'interno di questa grande mente mondo. Vi auguro una buona visione e saluti.